Ok, fa malissimo. Idrovampata reggi. Ok, no, dovrebbe reggerlo in teoria. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Crazy Lock Pokémon Nero 2, signori miei. Nello scorso episodio, dopo quella strage, quella bruttissima strage iniziale, abbiamo perso anche il buon Diagonal, Pokémon che era andato a sostituire Adamo Buono e che invece purtroppo è morto malamente. Per sostituirlo, nonostante nello scorso episodio, il 18esimo se non sbaglio, avessi detto che avrei preso in squadra Yanma Drummer, o comunque quello Yanma lì che ormai è diventato Yanma Drummer, ho pensato che fosse giusto dare una possibilità a Koffing, perché signori miei, nel frattempo ci avviamo verso il prossimo percorso e nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace, anche perché signori miei sono raffreddato e infatti non so se farò in tempo a caricarvelo martedì questo video, io ci proverò comunque e rispondete mi raccomando, come al solito, anche alla domanda del giorno. Iniziamo a sfidare questo allenatore qua. E vi stavo dicendo perché Koffing appunto sul mio canale, col mio canale ha un rapporto un po' brutto, perché è morto diciamo nella Crazy Lock, diciamo no, è morto appunto nella Crazy Lock a Pokémon Nero. Su Pokémon Snakewood l'ho accantonato perché faceva cagare e quindi signori miei adesso potrebbe finalmente prendersi la sua vendetta e diventare qualcosa di fantastico. Infatti adesso ragazzi si evolverà ovviamente. Non ve l'ho neanche detto, ma mi sembrava ovvio. E nulla, al condividi esperienza, perché allenarlo è, diciamo, era abbastanza problematico, possiamo utilizzare questo termine. Allora, fermi tutti. Proviamo ad andare John Frog. Io questo Cryogonal qua proprio non lo posso vedere. No. Allora, fermi. Io ho la convinzione che Surf sia speciale, quindi vai giù. Non gli ho fatto nulla. Aerocolpo potrebbe fare maluccio. Cristo Dio. Allora, calma. Tu dovresti avere delle buone difese, se non sbaglio. Quindi vai. Inizia bene, mi dicono comunque. No, no, davvero. Lancia fiamme. Ok, perfetto, l'abbiamo retto bene. Mega calcio, ti prego, muori. No, come evita l'attacco. Gentilmente, puoi andare all'oltretomba. No, niente da fare, signor minchia, no. Cioè, questo qua si busta peggio di quel maledetto Licky Licky della, di qualche parte fa. Guardatelo. Muori. Oh, era così difficile. Allora, Koffing livello 41, perfetto. E signori miei, evoluzione. Io ho paura a vedere cosa diventerà. Koffing, prenditi la tua vendetta. Dimostrami, dopo due serie che sei andato nel dimenticatoio, che servi a qualcosa. No, 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 sto cancro io non lo voglio neanche per sbaglio, no, vi prego. Io qua lo dico, non metterò mai più un Koffing in squadra, mai più, mai fottuto più. Il soprannome per questo Pokémon ve lo metto già in sidebar, è Tumore. Vaiolo, lo chiamo Vaiolo, Vaiolo. Vi prego, fatemi vedere il tipo, dammi il condividi esperienza, non ne sei degno. È in squadra per questo episodio e poi ci... Tipo normale, che schifo. Dio mio, ok, però le statistiche sono ottime. Questo te lo concedo, le statistiche sono davvero ottimo, ottime. Ah, e non ve l'ho detto, ho imparato giudizio, Koffing. Oddio. Allora, non glielo do adesso il soprannome, ma è come se lo avesse già, quindi lo vedete in sidebar. E nulla, mettiamolo davanti, vediamo un po' come si comporta e poi penserò al da farsi. Tipi normale in squadra non dovremmo averne, no? Il tipo normale da noi era... Cazzo era il tipo normale? Trottola era normale, vero? Quindi vabbè, è tornato sotto le spoglie di un Vaiolo. Oh! Segno del destino, forse? Vediamo un po' chi è. Oh! Lascia fare, Toxicroak è un gran Pokémon, signori miei. Toxicroak è un gran Pokémon. Vediamo di non ucciderlo, caro Emolga, caro Vaiolo. Terremoto? Ok, perfetto, pestone, non mi shottare. Ole, un altro terremoto e poi comincio a spammargli le Ultra Ball.
Toxicroak penso sia uno dei miei Pokémon di tipo veleno preferito, direi in assoluto, insieme a Scolipede, Mach, insomma ce ne sono tanti, ma Toxicroak è davvero un Pokémon della Madonna. Devo pensare a un soprannome per lui, perché obiettivamente non ne ho idea. Come potrei chiamarlo, ragazzi? Tra l'altro è un Toxicroak femmina, quindi è ancora più difficile. Tipo Coleottero. Tipo Coleottero, signori miei. Perché con i tipi ci va sempre di sfiga? Allora, è una rana tossica. Non lo so, come ti posso chiamare? Una rana tossica, lo chiamo... non lo so, come posso chiamare una roba del genere? Non ne ho idea. Non lo so, consigliatemi dei soprannomi. Per ora non gliene do nessuno, anche perché lo metto nel box. Consigliatemi un bel soprannome per Toxicroak, ragazzi, confido in voi perché io non ne ho idea. E devo proseguire, se no altrimenti questo episodio dura troppo. Credo che dovremo arrivare a Forte Brezza ora come ora, però non ne sono sicuro. Dobbiamo arrivare a Forte Brezza, poi andare a Boreduopoli, battere Aristide, parlare con Aristide, che ci parlerà di Kyurem se non sbaglio. Poi tornare a Spiralia, prendere il sottopassaggio, andare a Grecalopoli e da lì andare alla fossa gigante di Kyurem. Comunque, torniamo a noi. Emolga contro Infernape. Vai mio vaiolo, supplica, perfetto, siamo messi benissimo. Oddio. Penso di aver confuso supplica con un'altra mossa che penso potesse essere fascino. Comunque, allora, provo un terremoto. No. Provo un terremoto a sto punto, visto che... giudizio non è che ti ha fatto tantissimo. Se c'è una cosa molto positiva di questo Pokémon è il moveset, signori miei, va detto. Cioè, ha proprio un moveset della Madonna. Peccato che fa schifo lui. E quindi ecco, ad esempio questo è Infernape, signori miei. Cioè, parliamone. Fangata. Supplica. E un'altra mossa schifosa. Fammi pure supplica, muori. Ok, perfetto. Emolga distrugge questo Infernape. Non è uno scherzo, sale quasi a livello 42, signori miei. Ok, devastato. Cercherò di evitare qualche allenatore. Tipo, se non sbaglio qua, dovrebbero esserci delle gemelline. No, che han tolto però. Ottimo. Questo è un ottimo punto a nostro favore. Allora, repellenti ne abbiamo qua, per caso? Vediamo un po', ma penso di averli finiti, sinceramente. A parte il fatto che se li cerco qua non li troverò mai, li devo cercare giù, infatti. Oh, super repellenti, quanti? Uno, perfetto, mai eccedere nelle cose, signori miei. Allora, qua dovevo utilizzare forza, io mi sa che nessuno dei miei Pokémon ha forza. Vediamo se possiamo insegnarla a qualcuno a sto punto. Allora, no, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Devo andare sull'MT? Allora, fatemi vedere un attimo qua. Forza, olè. Allora, mossa speciale di tipo roccia. Vediamo chi ha un bel attacco speciale. Allora, 93, 46, no, è cancerogeno. 90, ad esempio, su di te al posto di individuo potrei farci un pensierino volendo. Potrei metterlo al posto di individuo, oppure potrei metterlo a lui al posto di... No, ma perché? Al posto di individuo di Sharpedo. Ci sta tanto, raga, alla fin fine individuo non lo utilizzerò mai perché... Cioè, nell'avventura è inutile, nell'avventura switcho è buona. Quindi... Tanto sono sicuro che la volta che non utilizzerò individua mi sciottano, quindi figurati. Forza, perfetto. Allora, spostiamo questo mazzo perché se non sbaglio lì c'è una MT che nel gioco originale è psichico. Qua sarà totalmente diversa, suppongo. Benissimo. No, davvero, cioè non vedevo l'ora di trovare uno Special X. E io ho sprecato pure una MT per te. Dovresti vergognarti. Ora, anche su quell'isoletta lì, se non sbaglio, ci sono degli strumenti, quindi... Esatto, ciao bello. Baccalampon. Baccalampon. Ottimo. Qua un altro strumento, vediamo cosa sei tu. Fascia Roma, perché? Ma scusate, ma... Non è che io... Vaffanculo, da quel pescatore non ci vado. Cioè, non è che io stia chiedendo così tanto. È solo di non trovare Baccalampon. O fascette rosa. E invece no, chiedo troppo evidentemente. Allora, apriamo il culo a questo fantallenatore che dice di avere un bel fisico, ma in realtà è... La vita è un po' un cesso. Allora, fermi tutti, ritiriamo Emolga e mandiamo Mewtwo. Mewtwo che dovrebbe essere in grado tranquillamente di aprire questo coso. Almeno io ci spero sempre, poi si sa mai. Mega calcio proviamo. Vediamo se gli fa...
facciamo male, non è molto efficace, ma comunque lo fa soffrire abbastanza. Lui fa breccia, che è super efficace, ma evidentemente c'è un attacco cancerogeno perché non mi fai assolutamente nulla. E questo era un critical e Juraiku, perfetto. Livello 44 per Mewtwo, livello 42 per Emolga, perfetto. Mi devo abituare a chiamarlo Vaiolo. Già. Garanzia, ma no, direi che non te la insegno, sinceramente. Hai un moveset, se c'è una cosa buona che hai è il moveset, se c'è una cosa che non deve cambiare è proprio quello. E ovviamente cos'è che cambia? Il moveset. Ma del resto il tipo non posso cambiarlo, l'abilità nemmeno. Anche le statistiche in realtà non sono malaccio di sto Pokémon. Proviamo un terremoto, meanwhile che parlo. Oh, quasi mandato giù. Non mi è piaciuto quel ritorno, cioè proprio no. E comunque, giù anche Fluffy, possiamo proseguire. Abbiamo battuto Forest Biker. L'ultimo Forest che conoscevo correva. Sì, forse dovrei suicidarmi. Sono una ragazza che cammina sola sulla spiaggia con un ombrellino in mano. Mi sfideresti? I discorsi di... Uxie, un altro leggendario, ha tre peli dall'altro. Ok, muori? Ok, fermi tutti. Allora, una pozione su Emolga e... sono un furbo nel cervello. Finita sta battaglia, stop, vado a prendere le pozioni, signori miei. Allora, mandiamo Cynthia a sto punto. Calcio ardente di arroganza questo. Ma noi abbiamo Cynthia. Che cosa me ne frega del tuo calcio ardente? Extra rapido. Caduta massi. Ho una vita di merda. Allora, vento argenteo, per piacere, devi morire. Non gli faccio nulla. Extra rapido di nuovo, ma tanto Cynthia regge qualsiasi shows. Volo, olè. Io sto... Allora, ma mandalo giù. Fanne un altro. Vedi che sei un Pokémon stupido nell'anima. Vento argenteo, muori. Extra rapido non dovrebbe shottarmi. Ok, vento argenteo e giù questo Uxie. Olè, ce l'avemo fatta. Marcellus, sì certo. Stoppo e vado a prendere le pozioni, perché altrimenti qua si muore. Ok ragazzi, rieccomi qua, ho preso le pozioni e già che c'ero mi sono fatto un bel viaggetto ad Austropoli e l'ho chiamato finalmente Vaiolo, perché signori miei, veramente ho avuto un'idea per sto soprannome allucinante, mi dicono. Vuoi sapere cosa sto facendo? No, in realtà no, volevo sapere se fossi un allenatore, dammi questo tesoro. Un flauto rosso, io il flauto mio, sai dove te lo ficco? Sì, esatto, penso che tu abbia intuito. Allora no, fermi tutti però. Questa casa qua aveva un'utilità, se non sbaglio. Mica insegnava le mosse eccelse. Ok. Va bene. No. No, le insegnava una volta le mosse eccelse. Evidentemente non le insegna più perché avrà perso un po' di manualità. Qua ci sono dei pescatori che schifo, letteralmente. Cioè, me ne vado. E allora, ciao, ciao bellissima. Allora, sei bella, ok, va bene. Però non è che devi attaccarmi così appena cammino per strada. Vabbè, Nidoqueen, perfetto. Vai, caro mio Vaiolo, è il tuo momento. Dimostra al mondo che sei una malattia curabile e riduttore. Oh, oh! Attenzione, lo stavo per insultare tantissimo. Mincinno, ok, ho trovato qualcuno di più Vaiolo di te, sai? C'è qualcuno più infettivo, più schifoso, più malato. Signori miei, lo stavo per insultare, ha tirato fuori un giudizio che ha shottato un nido, quindi cioè, vi dico solo questo. Mamma mia, Vaiolo è in vena. Non so se l'avete capita, perché se non sbaglio il Vaiolo si diffonde nelle vene, quindi sono una persona simpatica. Io mi chiedo come faccio a non avere 15.000 iscritti per la mia simpatia, signori miei, cioè è qualcosa di allucinante. Allora, comunque, visto che abbiamo tempo, no, quei pescatori qua si meritano anche loro un po' di Vaiolo in faccia, quindi direi di darglielo. Voglio un meme con un pescatore che viene picchiato da Vaiolo, sul serio. Allora, tanto ormai ho capito che se vi chiedo di fare i meme la gente li fa davvero, non devo più prenderla per scherzo come cosa, perché poi devo stare zitto. Dicevo, perché poi va a finire come per lo Yalma Drummer, che la gente la prende sul serio e poi mi trovo con delle fanart spettacolari. Questa è sfiga. Ma scusa, merda, non ci ho pensato. Dragofuri era di tipo ghiaccio.
Ma cazzo! Ma Game Shark no, ma c'aveva un soprannome della Madonna poi. Non ci credo. Rotolamento d'acciaio. Non ci ho pensato, raga, Dragofury. L'ho mandato dentro d'istinto perché ho pensato Dragofury a ghiaccio. Ho fatto l'associazione Dragofury a ghiaccio, Sharpedo acqua e non ho pensato. Merda. E a sto punto vedrò chi mettere in squadra. Consigliatemi anche voi qualche membro. Penso di mettere in squadra Yan, ma fatemi sapere se siete d'accordo. E nulla. Peccato, peccato davvero. Purtroppo, ragazzi, devo ammettere che questo team non è forte come quello che avevo prima della strage. La strage, perché con la L, con, diciamo, con la S maiuscola. Perché. No, 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 questo no, vi prego. Lui di nuovo no. Genora, oddio. Reggi, 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 reggi! Fagli male. Ma io l'ho rischiato di morire più volte lui che tutto il resto del mio team messo assieme. Allora, aspettiamo, calma. Ehi, vaffanculo, di tipo normale. Chi è che regge bene qua? No, dai, non si può aver così tanta sfiga. E il punto è. E solo lui posso mandare, raga. Non è con molta scelta. Oddio. Un altro. Tenaglia. Cristo Dio. Cristo Dio. Fermi. Allora. Prima cosa ho usato con Vaiolo prima? Terremoto. Non lo so, provo Iperzanna. Tenaglia di nuovo. Reggi, non critare, non critare, non critare. Ok. Iperzanna. Ok, l'ho quasi mandato giù. Fermi. Ok, non posso neanche switchare. Però ho le pozioni. Dio mio, signori miei. Siamo passati dalla padella. No, luce siluro! Perché non te l'ha randomizzata questa? Cosa? Non lo so. Io provo ad attaccare. Perché se switcho. Ti prego, reggi, 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 ok, ok, ora Tenaglia non mi butta giù, vero? Allumomola, switcha, switcha, switcha subito, John Frog, mandiamo lui, John Frog 2.0, punto 2, non mi ricordo più neanche i nomi dei miei Pokémon. Non lo so, provo un segnoraggio così su due piedi. Ok, fa malissimo. Idrovampata reggi. Ok, no, dovrebbe reggerlo in teoria. No, raga, cioè, allucinante sta cosa. È allucinante sta serie, cioè non... Guardalo! Reggi! Cioè, raga, io non lo so, veramente. Mannaggia a me che mi sono messo a sfidare il pescatore, ma perché l'ho fatto poi? Io, sì, evitiamoli sti pescatori. Dai, cosa li sfido a fare? Furbizia mia, porco di quel. Allora, c'è da dire una cosa. Sarò obiettivo. Ora, proviamo a ragionare. John Frog aveva purtroppo la pecca clamorosa del fatto che praticamente non aveva la difesa. Non aveva la difesa e non aveva neanche tanti PS. Purtroppo è stato colpito nel suo punto più debole. Ed è stato sfortunato con una mossa super efficace. C'è andata tutta di merda, va bene. Lui ho sbagliato io. Perché non ci ho pensato. Ho fatto un errore di valutazione. Quindi direi che
mi dispiace dire che John Frog è scarso, perché, cioè, sappiamo tutti che lui è l'eroe, ma signori miei, la sua forma alternativa purtroppo è penalizzata. È penalizzata gravemente. E quindi un Pokémon l'ho perso per un grave errore mio di valutazione, mentre l'altro l'ho perso perché era obiettivamente scarso. Ora, non lo so ragazzi, consigliatemi. Io penso di evolvere sicuramente Yanma e magari poi mi metterò in squadra Toxicroak oppure Arbok, che è di tipo fuoco, insomma, vedrò un po'. Comunque siamo quasi, no, siamo già direi abbondantemente a più di 20 minuti, quindi direi che è il caso di raggiungere Forte Brezza anche abbastanza velocemente. E poi possiamo stoppare l'episodio, ragazzi, mi dispiace tantissimo per John Frog, davvero. Sono addolorato e nel corazon. E veramente, oh, sarò sincero, io non ve l'ho mai detto, ma me l'aspettavo che morisse, va bene. Perché era davvero, 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 non ho curato i Pokémon, vabbè. Aveva davvero, era un Pokémon fantastico, era fortissimo in tutto, ma aveva quel dannato punto debole della difesa, abbinato poi al fatto che aveva pochi PS, un po' ragazzi come del resto pochi PS il buon Vaiolo, quindi... Non so, signori, non so davvero, questa zona qua sono abbastanza convinto che non ci fosse tempo fa. Decisamente, non c'era. Ci vogliono... Dio! Dio! Perché l'hai fatto? Proviamo un giudizio. Così, su due piedi, su sto Buneri, mandalo giù. Scala roccia. Non è vero. Oh, è super efficace qualsiasi cosa in sto episodio. Ok. Per fortuna che raga, Vaiolo perlomeno sa come difendersi. Incassa e poi restituisci gli schiaffi. Ora, torna indietro. Proviamo un caduta massi. Lui potrebbe girare su Infernape adesso. Polverabbia, cosa vuol dire? Non lo so. Allora, ok, caduta massi, non fare due colpi che ti ammazzo di botte. Ok, perfetto. Giù anche questo, ottimo. E adesso mette Infernape. Caduta massi di nuovo, riproviamola. Ok, questo Infernape qua è quello ritardato che non ha mosse. Oh, caduta massi, sì, fanno un altro, va bene così, va bene così. Oh, dispetto, guarda che bella mossa inutile. Spintona? Slitta? Cosa? Come? Cosa sta succedendo? Ventargente, ti prego, muorici. Botta, muorici. Non so se è chiaro che devi... Il concetto... Ok, perfetto, ci siamo capiti. Nessun Pokémon che aumenta di livello, signori miei. In segno di rispetto ti prendo a schiaffi sul pisello. Che belle rime. Allora, fermi tutti. Io... Che cazzo è sta zona che non ho mai visto? Fermi tutti. No, non ti piacerebbe andare al Pokéwood. Sono sicuro. Sono sicuro che non ti piacerebbe. Signori miei, un tempo, questo Wingull, il nostro gabbiano, signori miei, è apparso. Il nostro gabbiano, eroico, cazzo. Il gabbiano per eccellenza, dopo di voi, ovviamente. E lui è bello, sto ciccione di merda. Fatemi fuggire, vi prego. Ok, ok, mica. Per un attimo ho avuto l'ansia di fuggire perché ho detto questo mi tiene lì e poi mi prende a botte. Ok, siamo sempre più vicini a Forte Brezza. Vi ricordo nel frattempo di lasciare un mi piace anche per sostenere nel trapasso tra l'aldilà e l'aldiquà i nostri due Pokémon, Skarmory. Skarmory dal quale devo fuggire tantissimo, quindi fuga e via. Qua abbiamo una Pokéball che è messaggio prop. Messaggio prop. Un cascun. La mia vita è proprio una merda. No, mi devi affrontare. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Sfidiamoci una lotta in triplo. Ma sì! Credo di aver visto Cobalion, sapete? Che Pokémon c'hai tu? Mi viene pure da starnutire, mannaggia me. Allora, calma. Proviamo Uterremoto. E tu non hai... però c'ho volo, aspetta, potrei fare una combo interessante.
Tu non lo so, prova un incendio ignorante su Blastoise, non lo so, io ci provo ragazzi, ci provo. Cinzia evita l'attacco, perfetto. Ok, oh, quanto fa Ferrothorn? Incendio di Mew, vediamo un po'. Io ci spero. Non gli ha fatto un cazzo. Oh, signori! Hanno attaccato tutti Cinzia! Questo è stato... Tattica stupefacente di Creepy Stories, oserei dire. Io non mi ricordo assolutamente chi ho attaccato, ma... non lo so, io vado su Miss Magius che ha più vita. Ok, avevo attaccato lui, che muore. Ok, perfetto. Ferrothorn è andato giù. Tattica stupefacente la mia in questo caso. Vaiolo, livello 44. Vai con giudizio, vediamo se va giù. Oh, quasi! Rivincita su chi, però? Ok, è di tipo drago rivincita, mi ricordo, me lo ricordo perché ce l'ho nella MT. Ok, perfetto, adesso. Giudizio di nuovo su di lui. Botta su di lui. No, torna indietro. Botta su di lui. Mega calcio su di lui, vediamo come va così. Ok, botta non gli ha fatto nulla. Vaiolo butta giù Miss Magius, perfetto. Spero che Mewtwo riesca a devastarlo. Sul serio. Ha pure fallito, pensa a te. Allora, calma. Allora, no, beh, terremoto non ha senso farlo. Facciamo un rotolamento a vuoto. Non lo so, provo con un volo. Dai, attaccalo con sto mega calcio, però, altrimenti qua non ce la caviamo più, eh. Ok, preso. Non gli fai nulla, fai schifo Mew. Mewtwo sei pessimo, davvero. Proviamo non lo so, un Iperzana. Magari lo butto giù con volo, eh. Quasi Iperzana vai giù. Oh, ce l'avevamo fatta, perfetto. Va a finire che anche questo episodio sarà di 30 minuti, signori miei. Comunque Acobalion, che è qua alla mia sinistra, non ci parlo perché tanto ragazzi non serve. Anche se so che è un Giratina, signori miei. Ma tanto tornerebbe O meglio, allora, aspettate, calma. Mi avete detto che Cobalion è un Giratina, ma tanto lui... Free wifi. Dicevo, tanto lui tornerebbe alla grotta Ponentopoli. Mandata via la voce. E io di andare alla grotta Ponentopoli, sinceramente, di voglia ne ho poca. Quindi Cobalion per ora balza. Allora, stiamo arrivando a Forte Brezza. Se magari non riesco... Se magari riuscissi... Dai, l'italiano. Allora, calma. Sto impazzendo, decisamente. Ciao, Cobalion. Fuggi. Vattene. Sentite che al verso di Giratina in teoria potrei catturarlo, ma tanto è già cattura del percorso, quindi non posso farlo. E quindi no, io non vi parlo. No, no, ti prego. No, la storia no. La storia no, vi prego. No, 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 no. Posso andarmene? No, 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 mi devono inculare, mi devono inculare. Sì, molto interessante. Sì, Bell, perché non ti ci butti anche tu nella fossa di testa, però devi andarci, eh? Altrimenti non funziona, non evochi Kyurem. Sì, ti prego. Non puoi tornare al Pokémon Music. Grazie. Oh, perfetto. Storia interessantissima. Fatemi andare via! La storia è la solita. Oh Cristo, Dio. Di Zekrom ne ho visti fin troppi, figliola. Ti prego. Allora, è un meteorite. Il meteorite cade. Si divide in Scurolite, Chiarolite. In Zekrom e Reshiram. Anche la prima era un Pokémon solo. Il guscio che rimane divenne Kyurem. Ti prego, dai, la so sta storia. La so. La so e la sapete. E devo concludere l'episodio. Grazie. Anche questo sarà arrivato a 30 minuti, signori miei. E nulla, spero che vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a iscrivervi al canale. Mi raccomando, consigliatemi i due membri da inserire nel team e opportuni soprannomi per i Pokémon catturati quest'oggi. Rispondete al nome del giorno e passate ai social che saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!